Torniamo in diretta, insomma, una grande partita da parte di Mocovole Conegliano, una grande sfida, vinta 3-1, adesso la serie è sul 2-0 con la Savina del Bene Scandicci che gioca un pochino meglio, ma soffre tanto, molta stabilità da parte della formazione dell'Imoco con Folì che mette giù una marea di muri, sono 7-8 se non sbaglio, ed è l'MVP di questa sfida, ma una grandissima Samantha Fabris. Ah, guarda, Asia Volosh ha orchestrato perfettamente, ma la spiritualità di quell'abbraccio con Daniele Santarelli all'inizio è stata secondo me un'arma in più che ha unito le ragazze proprio di Santarelli, che ha fatto il giro del palazzetto prendendosi, eccola, gli applausi e prendendo questa, eccola, energia. La migliore giocatrice in, eccola, attacco qua. E Moore MVP, MVP di questa sfida, Raffaella Folì, una marea di muri. Ma io adesso, tu so che la prestazione ti interessa relativamente perché state giocando molto bene, state divertendo con tutti i problemi di questa stagione. Adesso veramente è bello vedere giocare Conegliano. Sì, no, cioè, questa secondo me è una squadra incredibile perché siamo un gruppo, cioè proprio gruppo, è una roba incredibile quest'anno. Cioè, speriamo che non finisca più questa stagione. Siete riusciti a risorgere veramente in una stagione difficilissima, piena di infortuni, c'è anche il tuo di mezzo, hai sofferto tanto, ma adesso è importante giocare questa fase finale come la state giocando, perché avete subito un po' nel primo set, ma poi siete andate via in scioltezza di gruppo con Asia Volosh che ha distribuito alla grande, voi che avete risposto. Sì, Asia è uno spettacolo, non vero, c'è niente da dire. Sì, siamo partite un po' contratte nel primo set, però ci stava. Venivamo da una settimana particolare. Difficile. E niente, però sono state brave. Una bella risposta a Daniele Santarelli, una bella risposta per voi, una bella risposta perché siete tra le prime quattro della Champions League, siete sul 2-0. Quanto conta secondo te essere sul 2-0 adesso? Perché veramente è importante. Al meglio delle 5 partite, però insomma è importante. Ci dà un bel po' di confidenza, consapevolezza e ne abbiamo bisogno. Abbiamo passato un periodo molto brutto, anche di un mese, però ci stiamo tirando fuori. Adesso stiamo trovando i ritmi con tutti, siamo sempre le stesse ragazze, quasi che cambiamo un po' meno, e anche questo è un vantaggio adesso per noi perché è stata, come hai detto te, la stagione con 2000 infortuni. Adesso stiamo trovando il nostro gioco e lo stiamo dimostrando, e anche in momenti difficili riusciamo a tirarci fuori, perciò è un gruppo fantastico, guarda. Cioè, complimenti a tutte, non ce n'è una che non dà il 100%, è fantastico. C'è tanto da fare perché non avete fatto ancora nulla, però siete avanti in questa serie. Per te tornare a giocare a questi livelli cosa significa? Finalmente un po' un sospiro di sollievo, no? Sì, sì, come detto, adesso abbiamo trovato il nostro gioco e dobbiamo continuare così, però non dobbiamo mai abbassare la guardia perché loro sono una squadra forte e noi stiamo giocando magari un filo meglio, però se ci rilassiamo un secondo loro ci sono e concentrazione. Sì. Laghi, l'ultima per te. Rafa, allora, siete rimaste le uniche a rappresentare l'Italia nella Coppa dei Campioni. Sei rimasta ovviamente ora l'unica a rappresentare come modello di giocatrice. In funzione di questa responsabilità, che cosa pensi nell'estate azzurra? Quale sarà il tuo ruolo e come la vedi? Io dopo la stagione mi sa che dovrò fermarmi ancora un attimo per guarire, per curare del tutto la mia fascite che non era passato del tutto, però poi ci saremo al 100%, siamo un gruppo giovane, però abbiamo già dimostrato l'anno scorso di poterci stare tra le migliori e ci sarà tanto da lavorare, è un'estate lunga e niente, però adesso voglio pensare solo a Conegliano e andare avanti. Assolutamente, ma infatti la mia domanda era rivolta proprio a questo: assieme a Melandri siete comunque giocatrici esperte, quindi il modello che servirà proprio in gara 3, che sarà importantissimo per costruire questo percorso che poi servirà anche in Europa. Sì. Sì. Vabbè, te lo dirà, dai. Ciao Raffa, brava. Ciao, complimenti. Ciao Raffa. Ciao cara. Ciao. Valentina Righetti, perché questa sera, insomma, Vale,
Eccoci qua, ciao, cioè, chiaramente non sarai soddisfatta, mi pare ovvio, però insomma alla fine ci siamo resi conto, lo stavo dicendo anche con Laghi, che il tuo urlo era importante in questa serata, cioè gli scossoni tu li riesci a dare, ma lo dovrebbero dare un pochino tutti, perché contro questa Conegliano, se non fai così, è difficile. Avete giocato meglio rispetto a gara 1? Addio, che dice? Non sono convinta che abbiamo giocato meglio in realtà. Abbiamo vinto un set, poi dopo abbiamo giocato peggio. Quindi, non lo so. Sì, più che altro è importante ricordarsi che la serie è lunga. È vero che Conegliano... Ci può anche stare che una squadra forte come Conegliano sta sopra di due gare. Va tutto bene. L'importante è non mollare così. A me dispiacerebbe, semplicemente perché per il percorso che abbiamo fatto come squadra, mi dispiacerebbe andare via e lasciare questi playoff in tre gare. Mi dispiacerebbe tantissimo. Poi Conegliano è forte, non è che lo scopriamo stasera o in gara 1. Quindi, basta. Hai detto tu, avete giocato un buon primo set, l'avete vinto. Poi c'è stato un momento, insomma, difficile, e le parole di Parisi, molto dure, ma giuste in quel momento, vi hanno dato una reazione, però poi si è fermata dopo pochissimo tempo. Che secondo te che succede? Al di là della forza di Conegliano, che tu conosci bene, insomma qui c'è giocato, sai che ambiente, che situazione c'è, no? Non lo so, non mi sembra che sia stasera stata una cosa, cioè sicuramente tecnica, però tecnica poi magari mi riguarda la partita, non saprei dirlo adesso. A me sembra proprio che abbiamo mollato proprio la stragrande, ma proprio alla stragrande, quindi... Adesso Montichiari, che giocate lì, A Montecatini, anche Montecatini, però guarda, non ti sempre con la... No, perché veramente capisco, è un altro Montichiari, Montecatini, la logistica giusto. È nel vostro DNA, sì, il vostro sposo vi dà la possibilità di organizzare meglio. È una squadra itinerante. È vero. Che cosa metterete in più in gara 3? Ora a caldo, senza analisi, senza scoutman, cosa serve alla Savino del Bene per far del bene, anzi meglio, di più? Credo un po' più di cattiveria e un po' più di convinzione, poi il resto verrà insieme. Vabbè. Questo l'abbiamo visto, la tua serie al servizio, le tue vene gonfie, i tuoi urli, i tuoi primi tempi, i tuoi muri, e per cui partiamo dalla capitana, che è meglio. Va bene. Bocca al lupo, va. Crepi. Vale, ciao. Ciao Vale. Bocca al lupo per gara 3, insomma questa è l'altra semifinale, adesso dobbiamo per chiudere, tosta, abbiamo Samantha Fabris, perché insomma... io lo dico sempre, ormai Samantha ci viene a trovare praticamente spessissimo. Infatti, tu non sai più che dire, perché sei brava, giochi bene. Perché Maurizio vuoi venirti a trovare nell'agriturismo. No, basta! Andrea, dai, perché abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo chiudere. Insomma, un gran finale, ma è stata comunque una bella partita, dimostrazione ancora una volta che è stato un gruppo fantastico. Tu hai questa cosa di che giochi tanto, insomma, che è importante per te avere questa continuità, stare sempre su quei palloni, poi con Asia Volos che vi cerca e vi trova sempre, no? Sì, adesso è una squadra che non cambia spesso e penso che abbiamo trovato un ritmo. Che si vede anche. Poi oggi davvero abbiamo dato di tutto di portare questa partita a casa per vari motivi che sappiano tutti, e davvero sono orgogliosa della mia squadra. 2-0 nella serie, è un bel vantaggio, però insomma dovete far finta di nulla, perché adesso c'è una gara a casa loro, e loro non sono una squadra che ha chiuso seconda in regular season, una squadra difficile con molte campionesse, con tanta esperienza, no? Sì, ogni gara conta per sé, ci dobbiamo fare come ogni gara è l'ultima, perché non ci sono troppe possibilità, ogni possibilità che c'è dobbiamo prenderla, dobbiamo andare là come nulla è successo e vogliamo andare a finale. Laghi, l'ultima battuta per te, che siamo in chiusura. Sami, che cosa hai detto a Sami, e Sami cosa ha detto a Sami? Cosa vi siete dette negli spogliatoi? Avete giocato benissimo entrambe. Questo è il nostro segreto, lasciamo dentro spogliatoio. Segreto, capito? Ah, segreto. È un segreto loro. Allora, Sami, brava, molto brava, molto brave, complimenti, 2-0 nella serie. Grazie. Noi ti salutiamo, vatti a riposare grazie un pochino, doccia e via. Allora, noi siamo veramente alla chiusura, insomma...